Va bene, allora oggi riprendiamo e concludiamo questa chiacchierata sui meccanismi di rappresentazione della conoscenza che avevamo iniziato la settimana scorsa, per poi passare a vedere le caratteristiche poi dei sistemi informativi che si basano su queste tecniche. Questo lo vedremo poi la volta successiva. Allora, tanto per riallacciare il discorso, questa figura riassume in ordine di complessità crescente le principali tecniche di rappresentazione del contenuto, no? Relativo a delle risorse che intendiamo, risorse informative che intendiamo classificare. La volta scorsa ci eravamo soffermati sulla differenza in termini di metadati, dicendo che alcune tipologie di metadati sono relativamente semplici, basta solo mettersi d'accordo essenzialmente su uno standard di rappresentazione, sul formato della data, sul formato in cui scrivere il nome di una città o cose di questo genere, ma sono tutto sommato dati, diciamo così, numerici, oppure dati testuali, ma che per altri motivi già sono standardizzati, cioè i nomi delle città, ogni città ha un suo nome ufficiale, i nomi delle nazioni, ci sono delle sigle standardizzate dall'ISO, i nomi della lingua, eccetera, eccetera. Questi erano quelli facili. Dopodiché siamo rimasti con la patata bollente dei metadati legati al contenuto, no? In cui si descriveva di che cosa trattava la risorsa, che poi alla fine rischiano di essere più importanti, perché poi quando vado l'utente deve andare a ricercare il documento che, o andare a vedere, pensate alla redazione di un giornale che deve andare a prendere, trovare una notizia magari di 5 anni fa, che più o meno mi ricordo che parlava di questo, al momento queste operazioni molto spesso sono nella testa degli archivisti, che si ricordano più o meno tutto, sono dei personaggi, no, fisici, umani, che si ricordano abbastanza di preciso. Poi c'è un meccanismo di classificazione, siamo archivi simili a quelli della RAI, in cui manualmente c'è qualcuno che indica i personaggi che sono comparsi, i luoghi, eccetera, come metadati del video, ma poi il contenuto di cosa parla molto spesso sfugge, mentre in realtà sarebbe quello più utile. Allora, già la volta scorsa brevemente avevamo accennato, no, al più semplice dei sistemi di rappresentazione dei contenuti, cioè parole chiave, ma non parole chiave libere, bensì parole chiave controllate. Cioè qualcuno si prende la briga di definire una lista di argomenti controllati, nel senso che si dice, ok, tu puoi indicare la parola chiave purché sia presa da questa lista, da questo elenco, che qualcuno ha preparato per te. E avevamo ragionato, anche se brevemente sul finire dell'ora, sui problemi che avere una lista chiusa, purché sia scelta bene, i problemi che avere una lista chiusa poteva permettere di risolvere riguardo le ambiguità, intrinseche nell'usare una parola per indicare un concetto, no? Qui tutto il problema sta lì. Noi abbiamo dei concetti da esprimere e li dobbiamo esprimere a parole, con delle stringhe di testo che poi in realtà sono fatte di parole. Allora, se noi carichiamo, diciamo così, questa stringa di testo col significato naturale che ha quella parola, ci portiamo dietro tutte le ambiguità che il linguaggio naturale le attribuiscono. Se io dico che questo oggetto lo classifico con la parola chiave mouse, mi sembra perfettamente lecito, mi sembra anche una scelta ben fatta. Però chi vede la parola chiave mouse potrebbe trovare questo oggetto nel cercare le trappole per topi. Perché la parola ha intrinsecamente più significati. Allora il concetto, quando io prendo in mano lo capiamo, poi è un oggetto fisico quindi è più facile, con concetti astratti le cose si complicano ancora di più. Ma un concetto di per sé non è ambiguo, è il concetto del mouse usato per pilotare. Però non riesco a dirlo in una parola e contemporaneamente pretendere che quella parola non sia ambigua. A meno che non stia, per
trattando di magari di un termine scientifico che ha una sua definizione, una parola costruita, una parola artificiale. La scienza fa di queste cose. Ricostruisce delle parole nuove per indicare le scoperte dei concetti, per evitare che queste possano essere ambigue. E così usato questa parola, soprattutto nella medicina, no? In quei campi delle scienze naturali, costruiscono i nomi. Nel campo tecnologico un po' meno, no? Si tende a riusare nomi di cose che esistono dandogli un significato nuovo. E questo crea dei marasmi di confusione incredibili quando poi la comunità tecnica cerca di comunicare col resto della società. No? Pensate anche solo, tanto per fare un esempio relativamente di attualità, alla questione dei neutrini, no? Del Gran Sasso, a parte poi tutte le incomprensioni che ci sono state, ma il fatto, il significato che ha per un fisico il termine errore. No? Errore nel gergo comune significa hai sbagliato qualcosa. Errore per un fisico significa incertezza nella misura. Significato che per un fisico ha la parola, o per uno scienziato in generale, la parola teoria. O qui andiamo dietro da Galileo in poi, semplicemente la gente non si cura mai di studiare queste cose. Una teoria scientifica è una congettura validata dagli esperimenti e che non è ancora mai stata smentita da esperimenti contrari e che è valida in un certo contesto. Quindi dire teoria vuol dire aver già superato il vaglio della sperimentazione e il vaglio dei controlli incrociati dei colleghi. Nel parlare comune, una teoria è una cosa che mi sono inventato stamattina, una nuova teoria, vabbè, però è un'idea, quella che invece gli scienziati chiamerebbero una congettura. Allora, questo è solo per dire che i termini, purtroppo, quando si riusano dei termini già esistenti, che hanno già un significato in un contesto, che si usano in un contesto diverso, a meno di non sapere esattamente qual è il contesto, si crea confusione. Allora, nel caso in cui io conosco il contesto, posso definire qual è un elenco di termini e... confusione, si crea ambiguità in realtà. Posso costruire un elenco di termini e presumo che chiunque lavora in quel contesto sappia attribuire il significato corretto. Però comunque stiamo nascondendo sotto il tappeto la polvere, no? Perché quella parola, sì, sappiamo che ha 12 significati, ma messa in quella lista, insieme a delle altre, usata in quel contesto di quell'applicazione, si presume che l'utente la intenda in quel significato. Ma la parola continua a essere ambigua, no? Da un momento all'altro è pronta per esplodere, è pronta per essere interpretata nel modo diverso rispetto a come la intendevi. Allora, se io classifico la cosa in un certo modo e chi la ricerca, chi ricerca l'informazione che io ho classificato, la intende in un modo diverso, stiamo parlando due lingue differenti, non riusciremo mai a fare questa ricerca. Quindi questo è il problema. Dicevo, il livello dei vocabolari controllati permette di risolvere queste cose e... in realtà si fa un passettino avanti, perché in realtà tutti noi lo sappiamo che quando intendiamo una parola chiave non sempre intendiamo una parola singola. Cioè, molto spesso le parole chiave sono due o tre parole della lingua. Perché, per esempio, qua electron tubes, se io scrivo solo tubes non ha abbastanza significato, non c'è una parola unica, no? Quindi, quando si parla in generale di vocabolari controllati, di parole chiave, non sono veri vocabolari, non sono vere parole singole, ma sono, diciamo così, piccole locuzioni di due o tre paroline che indicano, che stanno ad indicare o cercano in modo estremamente sintetico di indicare un concetto. E sono scelte bene in modo, in teoria, no? Che chi deve classificare il documento o chi deve ricercarlo non dovrebbe avere dubbi nello scegliere l'una o l'altra voce. E questo, in questo caso sono, diciamo così, elenchi liberi nel senso che sono insiemi, non dal punto di vista matematico, sono degli insiemi di parole. Al loro interno non c'è nessun ordinamento, vabbè, poi ne possiamo presentare in ordine alfabetico, per carità, per semplicità di lettura, ma sono semplicemente termini, no? Che valgono tutti, sono tutti equivalenti, diciamo. In realtà di queste parole qui riconosciamo che, ad esempio, hanno tutte a che fare con l'elettronica o con la progettazione dei circuiti, no? Quindi se ci fosse una parola in più, elettronica,
comincerebbe a creare dei problemi, perché elettronica sì, se io ho, supponiamo, un documento, un articolo che parla più in generale delle tecnologie elettroniche, mi andrebbe bene scegliere una voce elettronica, però in realtà questa voce comprende tutte le altre. Cioè, ciò che scopriamo in fretta è che quando creiamo degli elenchi di termini, tra questi termini ci sono delle relazioni, e che forse vogliamo rappresentare, cioè avere un termine che comprende un insieme, quindi il termine elettronica che comprende tutte queste sottovoci, ma esplicitare il fatto che questo termine comprenda le altre, perché altrimenti se io non esplicito che elettronica è un termine più generale che comprende questi, sto creando un'incertezza nella classificazione. Ma allora, se una cosa devo marcare elettronica, devo marcare tutte quelle, ma se ho marcato elettronica e marco anche tubi elettronici, hanno senso? E quindi bisogna in qualche modo rendere esplicita, no, rendere esplicite le relazioni che ci sono tra questi termini, e che ha un beneficio sia dal punto di vista degli operatori che devono lavorare con questi sistemi, chi classifica e chi ricerca, perché posso ricercare per una cosa molto dettagliata oppure per un concetto più generale. Allora ricerco il concetto più generale, mi darà tutti, no, gli argomenti che parlano, tutte, diciamo così, le risorse che comunque parlano dei vari concetti specifici che sono riconducibili a quello generale. Ma è anche, se vogliamo, un vantaggio dal punto di vista poi, o perlomeno una potenzialità in più dal punto di vista degli algoritmi che possono lavorare. Perché io magari cerco per una parola o un termine molto specifico e non c'è nulla o c'è poco su quel termine, ma magari c'è molto sui termini, fatemi usare tra virgolette, vicini, concetti simili. Allora anche qua abbiamo un altro nuovo, una relazione, cioè cosa vuol dire? Ho un elenco di parole, alcune sono più vicine di altre, alcune sono più legate di altre. Allora se io riesco a rappresentare questa informazione di generale particolare oppure similarità maggiore o minore, appunto, sia l'utente che usa il sistema, ma sia anche e soprattutto gli algoritmi che lo implementano, hanno delle informazioni in più su cui poter lavorare, quindi di fatto possono fornire dei risultati di qualità migliore. Allora queste due forze, diciamo così, il fatto che serve agli utenti e serve a adottare degli algoritmi migliori, ci spingono verso dare una struttura ai termini chiave che scegliamo. Struttura che in prima battuta, poi la complichiamo, è una struttura di tipo gerarchico normalmente. Quasi sempre noi cerchiamo di avere un approccio sistematico nelle cose, un approccio catalogatorio, mi vengono in mente i vostri libri su cui studiate, in cui ci sono tanti elenchi annidati uno dentro l'altro, in molte discipline, in cui una cosa può essere A, B, C, se è A può essere A1, A2, A3, eccetera. È un po' l'impostazione, no, mentale che abbiamo spesso. E questo lo si può codificare in uno strumento che è stato inventato nel XVIII secolo, è formalizzato, è utilizzato in modo, diciamo così, ampio, per primo dal nostro caro vecchio Linneo, no? Ricordate la classificazione delle specie di Linneo che avete studiato biologia qualche decennio fa, dove sono stati definiti dei livelli, no? Regno, filo, classe, ordine, famiglia, eccetera, eccetera, non interrogatemi su questo, e all'interno di ciascun livello si collocavano dei nomi di livello inferiore, e quindi si costruiva quello che oggi informaticamente chiameremo un albero. La radice dell'albero, ci sono tutte le specie viventi, e poi questo albero si ramifica. Nel caso del Linneo aveva una struttura molto rigida, con un numero fisso di livelli, no? Poi via via che sono andati avanti, purtroppo i biologi si sono trovati di fronte a specie viventi che non erano proprio d'accordo con quella classificazione, quindi non sapevano bene dove metterli. No? Questo sicuramente aiuta la classificazione e la ricerca. È certo che devo definire bene ciascuna di queste scatole. No? Quando, adesso non sono sicuro di beccare l'animale giusto, ma mi pare che sia l'ornitorinco, platipus, che fa le uova ma al latta, mi pare una cosa del genere, mi sembra, ma se no
sono animali molto fantasiosi, e questo qui lo mettiamo nei mammiferi o lo mettiamo negli uccelli? Potrebbe essere una scelta arbitraria, non nel senso che noi facciamo come vogliamo arbitrariamente, nel senso che dipende da come è stato definito, ma con i controbaffi, la categoria dei mammiferi e la categoria degli uccelli. Allora devo avere delle definizioni che mi permettano, nel caso di animali tra virgolette non convenzionali, di classificarli, classificarli in modo non ambiguo da una parte oppure dall'altra. Anche i bambini sanno che le balene e i delfini sono mammiferi anche se hanno le pinne e nuotano, quindi il fatto di vivere nell'acqua e avere le pinne non è la caratteristica che ti fa entrare nella... credo che sia, non so quale sia l'ordine, non so a che punto sia i pesci, ma non ti fa ricadere nella categoria dei pesci, sono altre le cose. Quindi man mano il lavoro in questo caso dei biologi è stato di, man mano che scoprivano nuove specie animali, di andare a raffinare le definizioni che avevano, per poter essere sicuri che poi quel nuovo animale potesse essere classificato e ricercato in una categoria ben precisa. Alcune volte facendo sicuramente delle forzature, semplicemente perché la natura non è fatta così ad albero, sorge così e gli incroci vengono fuori nei modi più strani. Ma va bene, questo abbiamo in mente di che cosa si tratta. Allora, questo metodo lo possiamo applicare anche alla nostra classificazione delle risorse, non animali, dei documenti. Chiaramente è più difficile, perché un animale io posso tagliarlo in quattro, vedere se, che ne so, ha certi organi in un certo modo, non fatemi fare esempi da biologo che non li so, e quindi decidere se sta di qua o se sta di là. È un documento di 40 pagine per decidere se è un documento di, non so, di sintesi sull'andamento di mercato, oppure di previsione, oppure di analisi delle opportunità, cose che mi vengono in mente, sì, devo leggerlo, capirlo, e poi prendermi la responsabilità di classificare da una parte o dall'altra, o magari in realtà lui starebbe a metà. Cioè, ovviamente quando ci spostiamo su cose astratte, come potrebbe essere il contenuto di un documento, è sempre tutto più difficile. No? Capire se quello è un bilancio di previsione, un bilancio consuntivo, sono tabelle di numeri, è facile, no? È una struttura diversa. Ma se parliamo invece di documenti più testuali, per non parlare poi di filmati o contenuti multimediali, chiaramente si complica. Però comunque, rispetto, ricordiamoci sempre, noi siamo partiti dalle parole chiave, abbiamo ristretto la lista delle parole chiave e in più stiamo dando una struttura a queste parole chiave, quindi poco per volta facciamo passi avanti per cercare di purtroppo complicare il nostro sistema di rappresentazione al fine di riuscire a gestire la complessità delle informazioni che vorremmo riuscire a catturare. Qui fa vedere un esempio di una piccola micro tassonomia in cui le topic maps, che erano già nell'esempio precedente, sono state raccolte in categorie e sottocategorie, quindi questa ti dice che topic maps è una parte della rappresentazione della conoscenza che è una parte della gestione della conoscenza, e queste possono essere delle sigle che sono relative ai vari standard con cui queste ipotetiche topic maps, che anche non ci interessa di sapere che cosa siano, possono essere rappresentate, quindi varie tecnologie. Allora, quando uno vede XTM e non sa che cosa sia, se io lo vedessi in un elenco di parole libere, in ordine alfabetico sotto la X, non ho nessun neanche suggerimento, idea di che cosa possa essere, nessun aiuto, no, nel capirlo. O conosco esattamente il termine specifico, oppure magari MTX scritto male, quindi si tratta di motociclette o mountain bike. No, invece qui vedo che non so cosa sia, ma è sotto topic max. Quindi già la classificazione stessa è un pochino più autoesplicativa rispetto all'elenco all'insieme delle parole, perché mi dà già un contesto che è costituito dai livelli superiori, un contesto in cui andare a interpretare quel termine, e quindi aiuta sicuramente
a questo punto il termine, la singola parola continua a essere ambigua. E noi prima dicevamo, sì, è ambigua, ma noi speriamo di aver fatto bene l'elenco, aver scelto bene gli utenti, in modo che quella parola la capiscono in quel modo. In questo caso abbiamo fatto un passo in più. Gli utenti possono vedere, abbiamo dichiarato il contesto in cui quel termine viene usato. E quindi gli utenti possono vederlo e ridurre, no, in certo senso, la percentuale di errori. Se poi io non conosco questi, ho sempre il livello superiore, che è quello del topic max, e quindi posso eventualmente categorizzare il documento nel livello superiore se non ho la competenza o l'informazione per conoscere o distinguere tra i livelli inferiori. Quindi è uno strumento sicuramente più flessibile, più leggibile, comunica di più, no? Il contesto, questo contesto che tra un attimo cominceremo a chiamare la semantica, cioè il vero significato del termine non è dato solo dalla parola che lo rappresenta, dalla sequenza di caratteri che lo rappresentano, ma è dato soprattutto dal contesto in cui si trova, dal punto in cui è messo. Il significato, no? La semantica appunto, di un termine, di una parola chiave, è convogliata molto più dal contesto in cui si trova, dal punto in cui è messa, che non dalla stringa che rappresenta, perché questa stringa potrei conoscerla o no. E ci arriveremo complicando ancora un attimino il modello. Quindi in realtà tassonomia è una, potrebbero essere molte, nel senso che a seconda, ogni metadato, dicevamo che c'era un documento che aveva vari metadati, no, il titolo, l'autore, eccetera, alcuni possono essere semplicemente numeri, date o stringhe, altri possono essere tassonomie, e quindi il metadato mappa su uno o più voci della tassonomia. Ma nulla vieta di avere metadati diversi che fanno riferimento a tassonomie diverse. Pensiamo all'esempio che facevamo la volta scorsa del contenuto didattico, no? Una lezione online, o anche un libro. Tu puoi avere una tassonomia che ti descrive l'argomento di cui parla il libro e un'altra tassonomia che ti descrive magari il livello di approfondimento di cui parla il libro. Sono due metadati diversi, il livello di approfondimento e l'argomento. Nessuno dei due è facilmente catturabile come un elenco di parole, ma è molto più facilmente strutturabile, no? Come una gerarchia, soprattutto la parte del contenuto, ma anche quello di livello approfondimento possono esserci livello base, livello intermedio, livello avanzato, e poi magari dentro il livello avanzato ci sono a sua volta altri sottolivelli, se è il caso. E vabbè, questo strumento delle tassonomie è usatissimo. Ce ne sono di molto famose, adesso io qua faccio vedere alcune voci di uno standard, INSPEC, che è uno standard per la classificazione bibliografica, no? Che parte da, ci sono un certo numero di sezioni, in questo caso c'è la sezione A che è la fisica, poi la sezione B, C, D, nella sezione A ci sono varie sottocategorie della fisica, la B è l'ingegneria elettrica, la C sono l'informatica, eccetera, e poi dentro qui sono identificate da una termine chiave, ciascuna categoria, e da una sigla. E la sigla chiaramente ricorda la gerarchia, quindi C40 starà sicuramente dentro C. E il fatto che ci sia 40 è perché ci aspettiamo da qualche parte a livello inferiore che ci sia magari un 41, un 42, un 43 o cose di questo genere, no? Quindi un sistema a più livelli. Questo è stato utilizzato, questo sistema, ad esempio, dalla IET, che è una delle prime, no? Come si chiamano, categorie professionali, che raccoglieva il IET, Institute of Electronic, boh, non mi ricordo più cosa significa la T, comunque raccoglieva ingegneri nel campo elettronico, elettrotecnico. E soprattutto per scopo di classificare gli articoli che venivano pubblicati dalle riviste specializzate di questo settore. Quindi ancora adesso, se andate su alcuni motori di ricerca bibliografici, l'articolo viene ancora ad oggi classificato con questa tassonomia. No, adesso qui ho fatto vedere alcune immagini, chiaramente la definizione completa è un plico da 100 pagine, che deve essere in qualche modo poi tra l'altro aggiornata, quindi io qui faccio vedere uno zoom della sezione B, in particolare c'è B10, 20, 30, nel B0
ci sono i topic generali e poi ci sono 0, 1, 2, 3, 5, anche nel B1 c'è l'1, 2, 3, nel B2 c'è 1, 2, 3, 8, eccetera. Quindi si va avanti, in questo caso abbiamo visto tre livelli. Nulla vieta di questi, anzi, questi oggetti, questi elenchi qua, soprattutto qui stiamo parlando di elettronica, che è una cosa che si evolve rapidamente, devono essere aggiornati, modificati, aggiunti dei nuovi, alcune voci divise in due, altre voci create, quindi va in qualche modo pensato un processo di manutenzione. Vabbè, qui ci sono altri esempi. Ecco, questo è un esempio di un motore di ricerca bibliografico che tra i vari metadati dell'articolo, qui c'è il titolo, ci sono gli autori, ci sono la società per cui lavorano gli autori, eccetera, no? Quindi metadati facili, l'abstract, che è il testo, no? Il sommario dell'articolo, e poi codici di classificazione. E quindi qua, questi codici, quindi le parole, qui non c'è, c'è un campo free terms che indica termini liberi, cioè parole chiave a libera scelta dell'autore. E poi però i codici di classificazione, che sono le parole chiave scelte, pescate esattamente dal thesaurus dell'inspec. E poi in realtà ci sono altri indici sotto, quindi indice chimico, indice numerico, che fanno riferimento comunque ad altri, no, sistemi di classificazione. Quindi lo stesso articolo può essere classificato da più sistemi di classificazione diversi. Se conoscete qualcuno che lavora nel campo della medicina, loro hanno un sistema di classificazione complicatissimo, no? In cui ogni articolo, ogni pubblicazione scientifica viene marcata con degli indicatori quasi illeggibili per gli umani normali, no, c'è un sistema che si chiama Medline che raccoglie tutto questo, ma sono in grado di fare delle ricerche molto sofisticate, del tipo io voglio trovare un articolo che parla di uno studio clinico, oppure uno studio di laboratorio, oppure uno studio, come si chiama, sulla popolazione, quindi vari tipi di pubblicazioni relativi a un certo genere, relativi a una certa malattia, relativi a un certo virus, un certo ceppo, e tutte queste cose sono classificate mediante opportuni elenchi di parole chiave o in molti casi tesauri, organizzati a thesaurus. Quindi questo è uno strumento usato ovunque ci sia, di fatto, da gestire dei contenuti, soprattutto bibliografici, no? Nel senso che comunque dietro a una pagina di metadati ci sta un articolo da 20 pagine e quindi nella pagina iniziale devi riuscire a convogliare la maggior parte delle informazioni possibili, no? Perché sai che una pubblicazione viene pubblicata appunto per poter essere riletta e ritrovata anche a distanza di tempo, no? Mentre invece la pubblicazione usa e getta il volantino per la fiera del peperone, potrai anche non avere una classificazione così approfondita, a meno che non mi occupi magari di turismo, allora in quel caso mi serve. Vabbè, poi qui ci sono altri esempi, qui ci sono un'altra tassonomia relativa a termini, in questo caso anatomici, di cui non so dir nulla. È stato per un po' una moda, adesso è stata abbastanza abbandonata, anche su web, quella di classificare siti web in funzione dei contenuti, no? Non so se voi siete già troppo giovani per ricordare quando Yahoo non era un motore di ricerca, ma era una grandissima directory. Directory è un elenco di voci, di categorie, e tu navigavi per categorie e sottocategorie e trovavi i siti. Quindi era una sorta di super pagine gialle, gerarchiche, non alfabetiche, editate da umani, no? Ci sono delle persone che andavano lì, trovavano siti nuovi, tu lo segnalavi un sito, loro te lo ficcavano in una certa categoria, lo controllavano, eccetera. Poi ovviamente il costo di gestione di questa operazione, costo in termini di lavoro umano, è enorme, e quindi hanno abbandonato e hanno preferito investire sugli algoritmi di ricerca. Questo era un progetto open source, open content, no? Di Moz, si chiamava. In realtà ne parlo del passato, non perché non esista più, esiste ancora, se andate a vedere, di moz.org, che è una directory aperta, nel senso è editata in modo collaborativo, cioè voi potete aggiungere delle voci, prendervi la responsabilità di una voce e quindi approvare o verificare i contenuti che ci sono nelle sue sottovoci, cose di questo genere. Ne parlo del passato perché se andate a vedere le voci, diciamo così, registrate, sono tutte abbastanza vecchiotte,
No? Nel senso che poi, passata un po' l'onda, non è mantenuta, quindi le cose più recenti non sono tanto rappresentate. Però è interessante andare a vederla, no? Nel senso che giocarci un attimo per vedere come hanno, provate a fare, pensare al vostro, non so se hobby o passione o preferenza, o fatevi venire in mente un'idea e provate a pensare dove l'avreste collocata voi. No? Non è banale, no? Alcune cose sono semplici, ma altre sono in un certo senso anche arbitrarie. Hanno fatto una scelta, questa scelta non è, è parzialmente documentata, nel senso, se cliccate su una categoria vi fa vedere un piccolo abstract che descrive che cosa ci dovrebbe essere in questa categoria, quindi questo, no, fa il pari con le definizioni dei biologi, no, che devono dire con precisione quali sono i criteri per accettare o non accettare una bestia lì dentro. Qui i criteri non sono così precisi, uno perché parliamo di contenuti estratti, due perché è fatto in modo collaborativo e non in modo professionale, però ti dà già un'idea. Ma soprattutto ci sono anche, magari proviamo ad aprirla, i controlli incrociati, dei collegamenti incrociati, non dei controlli incrociati, scusate, da una categoria a un'altra categoria rilevante. Perché è un sogno che risponda, è un sogno quello di avere una classificazione puramente ad albero, no? Per cui io, se vado nei divertimenti, vado sotto recreation, ad esempio, e vedo le sottocategorie di recreation, quindi questi sono tutti i divertimenti che loro hanno, a parte le droghe, che ci possono essere, no? Che sono state classificate in queste categorie. Ma poi c'è anche un see also, cioè questa categoria recreation, vabbè, ci sono i party, ci sono lo scuba diving, ma poi ci sono anche altre categorie che non appartengono all'albero della recreation, ma che possono essere in qualche modo correlate. Ad esempio, gli studi sul divertimento che sono stati fatti nel campo delle scienze sociali, oppure lo shopping recreation, bisognerebbe capire che cosa nella categoria shopping di fatto contiene i siti, no, perché poi questa categoria, questa directory contiene siti alla fine, no? Siti web. Per cui possiamo andare a vedere, magari uno dei divertimenti è quello del cibo, usciamo a mangiare, entriamo dentro il cibo, lassù si sta costruendo un cammino gerarchico e per ciascuna voce abbiamo il percorso, quindi una voce è incasellata dentro una gerarchia ben precisa, abbiamo delle sottocategorie, in realtà gruppi di sottocategorie, e categorie correlate, pescate da altri rami della tassonomia. Quindi io sono in un nodo, vedo quali sono il percorso che mi porta a galla, quindi mio padre e il padre successivo, vedo i miei figli, i nodi successivi, e vedo anche dei nodi in qualche modo correlati, trasversali, che non sono né padri né figli. E poi quando arriverò a un certo punto, alla fine, in questo caso, qui ho delle sottocategorie, ma ho anche poi dei, in realtà, siti web reali che sono stati classificati qua sopra. Quindi le informazioni, quelle che nel nostro caso sarebbero i documenti, no? Le risorse. Questa risorsa, Context Cook, è classificata in questa categoria. Se in questo caso ci clicco sopra, vado al sito. Oppure questa categoria a sua volta è divisa in altre due sottocategorie. E così via. Allora, questo è, ho preso queste solo perché è facile da navigare, no? Ma è un po' la modalità comune a tutte le tassonomie. Sempre ce n'è una molto famosa per noi che facciamo ricerca nell'informatica, che è quella dell'ACM, l'ACM è l'Association for Computing Machinery, cioè di fatto ci sono due grosse associazioni professionali
per chi si occupa di questi argomenti, che sono l'IEEE e l'ICM, e questi anche ovviamente gestiscono, organizzano conferenze e gestiscono delle pubblicazioni scientifiche. Qui molti di questi esempi arrivano dal mondo delle biblioteche, chiaramente, no? Come l'abbiamo già detto all'inizio, e poi adesso sono state traslate nel mondo dei sistemi informativi, ma arriva da lì. E questi qui si sono fatti un grossissimo sforzo nel costruire un sistema di classificazione. Nel 98. E ancora adesso non riescono ad aggiornarlo. Per cui, purtroppo, ancora oggi, quando pubblichiamo un articolo su una di queste riviste, dobbiamo classificarlo secondo quelle voci lì, dove, per fare un esempio, internet non esiste, no? Ancora in quella classificazione. Ma perché? Perché non è banale farne una nuova versione aggiornata che vada bene a tutti, no? Su cui tutti siano d'accordo e che sia compatibile con quella precedente, e in cui tu poi hai un database di articoli che copre 20 anni e tu vuoi possibilmente che la classifica, quindi la prima metà degli articoli sono classificati con un sistema, la seconda metà sono classificati con un sistema diverso, tu in realtà vuoi un sistema di ricerca che funzioni in modo uniforme su tutto. Quindi problemi poi pratici sono nella creazione, ma soprattutto nella manutenzione di queste tassonomie. Allora, le relazioni che ci sono, vabbè, lo vediamo, vediamo dopo. Allora, ci accorgiamo che anche in quella che abbiamo chiamato tassonomia, in realtà abbiamo un pochino preso, ci siamo presi qualche libertà. A essere precisi in una tassonomia prevede di organizzare gli argomenti in una gerarchia stretta, precisa, no? Un albero puro. Qui abbiamo visto che in realtà non è un albero puro, perché ci sono anche dei CEOs, dei riferimenti incrociati. Allora, tecnicamente dovremmo chiamarla non tassonomia, ma thesaurus. Thesaurus è il termine che usano gli americani per indicare quello che da noi si chiama il dizionario di sinonimi e di contrari. No? Loro chiamano thesaurus e per ogni termine, no, ti dice quali sono le parole adesso correlate, compresi i sinonimi o quasi sinonimi o termini simili o i contrari, eccetera. No? E forse alle superiori l'abbiamo usato per far vedere che sapevamo tante parole nei temi. E quindi, in realtà, quelli che volgarmente chiamiamo tassonomie, a parte alcune, tipo quella biologica, no, che effettivamente è rigida, ma nella maggior parte dei casi stiamo parlando di oggetti che sono tesauri. Che differenza c'è? La differenza è che possiamo avere delle relazioni tra i vari soggetti che non siano necessariamente verticali, non siano necessariamente ad albero. Allora, c'è stata una norma ISO, che è ancora in vigore adesso, anzi due, una per i tesauri in una lingua e l'altra in più lingue, ma sulla lingua ci interessa poco, che definisce esattamente che cosa si intende con thesaurus, quali sono i tipi di relazioni che ci stanno, che possono essere create tra termini di un thesaurus. Allora, il più importante, la norma ISO dava una sigla, no? Per ciascuna di queste relazioni. E ci permettono di costruirci, no, il nostro sistema di classificazione. La relazione più importante, di gran lunga, è quella che qui era chiamata BT, che sta per Broader Term, eh? Termine più ampio. Cioè, questo è un termine più ampio di un altro. Anzi, lo vediamo sopra, un termine più ampio di un altro che ci sta sotto. Il contrario è invece NT, narrower term, e questo è un termine più stretto di un altro. Quindi usando che ovviamente sono relazioni l'una inversa dell'altra. Quindi usando solamente la relazione BT, oppure BT e NT, ma sono la stessa cosa, semplicemente uno va nel verso della freccia, l'altro va nel verso opposto, costruisco delle tassonomie pure. Okay? Alberi di concetti. Parto da un concetto padre, che è il più broad di tutti, e poi una serie di concetti più stretti, e poi a loro volta degli altri concetti più stretti di questi ultimi, e così via. Ogni normalmente, se parliamo della tassonomia pura, ogni termine può avere tanti narrower, tanti termini più stretti, ma un solo broader, un solo concetto più ampio. In realtà qui c'è scritto che in alcuni casi per un termine potrebbe anche avere più termini più ampi, più broader terms.
E quindi in questo caso creo delle, non proprio degli alberi, ma delle cose riconvergenti che poi sono più complicate da usare. E questo, però, di fatto, questa è l'unica relazione che ha senso in una tassonomia. Dopodiché, vabbè, scope node semplicemente è un commento, che quando ho una, che può essere utile, pensiamo a un'interfaccia utente, quando c'è una parola chiave, un termine, è vero che più o meno il contesto mi fa capire che cosa significa, ma posso metterci una descrizione un pochino più lunga, no, la faccio venire fuori in un tooltip, la scrivo a fianco, in modo che sia più chiaro che cosa indica questo termine. Oppure posso avere delle parole che sono quasi sinonimi, ma ce n'è una preferita rispetto alle altre. Nei dizionari questo è scritto con la parola vedi. No? Quando tu cerchi un termine magari un po' desueto, non più tanto utilizzato, ti dice vedi un'altra parola. Quindi non ti dà la definizione sotto quel termine lì, il vedi ti dice due cose. Uno, che l'altra parola è un sinonimo di questa attuale, vuol dire la stessa cosa. E due, che l'altra parola è preferibile rispetto a quella attuale. Quindi se possibile usa quell'altra e non questa. Quindi questa è una relazione non di sinonimia, ma sinonimia con preferenza. E quindi questo è dato dalla relazione use, e l'inverso è use for, usalo al posto di, che indica appunto, crea degli anelli di sinonimi di cui uno ha il cappellino, è il più bello, è quello che dovremmo utilizzare. Questo ti permette, immaginiamoci un'interfaccia utente, di permettere all'utente magari di trovare, inserire il termine che vuole, ma poi il sistema automaticamente lo rimappa sul termine preferito. In questo modo non vai a vincolare l'utente a usare un termine che magari lui non conosce, lasci usare il termine che preferisce, ma in fase di ricerca ne tieni conto, lo mappi su quello, diciamo così, preferito, e così utenti che hanno usato magari termini diversi, seppur sinonimi, vengono rimappati sullo stesso termine preferito. E quindi la loro classificazione va a coincidere. E poi, vabbè, a parte il top term, che è il brother di tutti, è il capo di tutti, che è poco utile, l'altra relazione è vedi anche, related term, termine collegato, che non è proprio un sinonimo, ma in qualche modo è collegato, no? Qui non ci siamo stupiti di vedere un see also. See also è diverso da sinonimo, sinonimo vuol dire intercambiabile, see also, guarda che potresti trovare anche lì qualcosa che magari ti interessa. No? E quindi c'ho questa relazione. Quindi, un thesaurus che cos'è? È una tassonomia in cui aggiungo le relazioni di sinonimia e le relazioni di attinenza, il related term. La sinonimia, già che ci sono, la faccio con un termine preferito, e così mi semplifica la vita. E il related term invece è una relazione più libera, no? Più ampia come concetto. E anche qua ovviamente di tesauri ce ne sono finché volete, questo è un tesauro dell'UNESCO contiene i materiali tessili, fibre, eccetera, quindi la tassonomia di materiali come materie prime o come semilavorati. Qui ce n'è un altro, ma qui ne ho pescati alcuni, ma questi ha a che vedere, diciamo, con i termini legati al lavoro. Ce n'è uno che è famosissimo, è anche impressionante, che è quello del Library of Congress americano. No? Library of Congress è la biblioteca nazionale, praticamente, degli Stati Uniti. Quei libri lì, non so neanche se siano l'ultima versione, non sono il catalogo della biblioteca. Non è il catalogo in cui ci sono tutti i libri presenti in quella biblioteca, è solamente il catalogo degli indici, è il thesaurus. No? Quattro libri per indicare gli argomenti di cui trattano i libri. È un mostro, se volete potete consultare online, è, se vogliamo, il tesauro più complesso che esiste. Subject heading, semplicemente, dà l'elenco, parte della categoria 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3 e va avanti così fino alla fine. Una volta che avete
conoscete la categoria, allora potete andare a fare la ricerca. Ovviamente adesso questi, ho messo la foto dei libri per fare impressione, ovviamente è tutto informatizzato oggi. E fatto così. In realtà qui ci sono le classificazioni, e... vabbè, questo è già poi l'elenco già dei libri specifici che sono classificati lì. Ecco, questi finora, ciò di cui abbiamo parlato, sono cose che esistono da 10-20 anni, no? Sia come metodologia anche di più, come informatizzazione, però da parecchio tempo, no? Non a caso lo standard ISO dà dei codici che mi ricordano un po' la vecchia programmazione in COBOL con le schede perforate, dove il codice deve avere una certa lunghezza, campi lunghezza fissa, eccetera. Ci sono, per fortuna, degli standard più recenti che permettono di importare, no, questa modalità di rappresentazione, i tesauri per dirne una, con tecnologie moderne, tecnologie XML essenzialmente. Tecnologie che sono in qualche modo derivate o sono nate contestualmente al grosso movimento che è quello del Semantic Web, che poi, se vogliamo, è il punto d'arrivo, no, di tutto questo discorso. E in particolare c'è uno standard del W3C che si chiama SCOS. SCOS sta per Simple Knowledge Organization System, un semplice sistema di organizzazione della conoscenza, dove simple sta per dire usiamo un thesaurus, come usano tutti, ma se vuoi qualcosa di meno difficile di un thesaurus lo puoi fare lo stesso. Quindi non è per sistemi di organizzazione da intelligenza artificiale. Di fatto questo SCOS è in grado di rappresentare ciò che si rappresentava prima con le norme ISO e i tesauri, e quindi definisce delle relazioni che sono relazioni broader. Adesso forse voi avete difficoltà a vedere perché è scritto in piccolino, ma SCOS due punti broader è la relazione che dice che questo concetto è più ampio di questo. SCOS due punti narrower dice che questi quattro concetti sono più stretti, più ristretti rispetto a questo. Quindi di fatto quello che prima si chiamava BT e NT adesso è una proprietà espressa in XML. Preferred label è il testo da visualizzare per quella parola chiave, e così via. Ci sono di fatto tutte le relazioni più alcune altre. Ecco, c'è uno SCOS related, come la cercavo, related per dire termine collegato. Questo è codificato secondo, ricordate la volta scorsa che dicevamo che i metadati in realtà sono tutti esprimibili sotto forma di triple, no? Soggetto, predicato, oggetto. E qui anche queste triple si possono rappresentare sotto forma di grafi che abbiamo chiamato RDF, rispettano lo standard RDF, Resource Description Format, e infatti ogni arco rappresenta un soggetto, un predicato e un oggetto. Quindi di fatto è una rappresentazione a grafo in cui gli archi contengono i verbi, e i verbi sono il broader, il narrower, il related, eccetera, e i nodi rappresentano invece i concetti del mio thesaurus. E li posso navigare sia in termini di interfaccia utente, sia in termini soprattutto poi di motore di ricerca. Immaginate poi il motore di ricerca che deve cercare qualcosa, sa che dietro questo nodo qui ci sono appesi 100 documenti, perché qualcuno li ha classificati qui, qui ce ne sono altri 50, qualunque algoritmo può dire ma questo qui e questo qui sono correlati in qualche modo perché sono figli dello stesso padre, oppure perché sono legati in una relazione di related, e quindi è in grado di migliorare i risultati della ricerca. Esistono ancora due, quindi diciamo, se vogliamo, il caposaldo delle tecniche di rappresentazione è il thesaurus. Esistono ancora due passi avanti. Uno, se vogliamo, banale, per noi che siamo cresciuti nell'era dell'informatica, un po' meno per i bibliotecari che lo pensavano la prima volta. Uno è quello della classificazione a faccette. Faccette è una traduzione venuta male, in italiano si usa così, dovremmo dire forse più sfaccettature. No, lì fa vedere il diamante che ha varie sfaccettature, varie faccette, no? Le chiamano anche proprio chi si occupa di pietre. Cosa sono queste faccette o queste sfaccettature? Sono punti di vista diversi.
Quindi io una risorsa la posso vedere da punti di vista diversi, dal punto di vista di chi la crea, dal punto di vista di chi la usa, dal punto di vista di chi la trasporta, ma sto pensando a oggetti fisici. Allora la classificazione che ne do, se io sono un autotrasportatore, a me interessa il volume e il peso, quindi dividerò in grandi, lunghi, stretti, brevi, eccetera. Se sono, e magari l'impiabilità delle scatole, avrò certe proprietà che mi interessano. Se sono il produttore, mi interessa invece il materiale, il costo, il processo produttivo e tutta un'altra serie di qualità, ma l'oggetto è sempre lo stesso. E la stessa cosa vale per i libri, vale per... Allora, questo Ranganathan, sì, che è un indiano che lavorava a Londra, no? In Inghilterra, che era un bibliotecario, si poneva il problema di come classificare bene, meglio, i libri. Sulla base, magari, un libro classificato sulla base del periodo storico, o sulla base del tipo di avvenimenti che venivano narrati, o sulla base del fatto che fosse un romanzo oppure un saggio. Allora, tu cosa fai? Hai uno scaffale per i romanzi, quindi storie inventate, e uno per i saggi, ossia di fatto raccontano cose vere? E poi dentro quello dei romanzi hai i romanzi storici e i romanzi, che ne so, di viaggi, di geografia, e poi hai i saggi storici, i saggi di geografia? Oppure potresti fare l'approccio inverso, storia, geografia, e dentro storia hai saggi, romanzi e così via. Cioè, quello che cercava di dire lui era che un determinato libro si può vedere da più punti di vista diversi, tutti validi, ugualmente validi. Non c'è una gerarchia naturale per cui è più importante dividere in saggi, romanzi, eccetera, oppure è più importante dividere in storia, geografia e scienze. Sono dimensioni indipendenti. Sono assi ortogonali, uno abbastanza ortogonali e uno rispetto all'altro. Questi assi lui li ha chiamate faccette. Poi lui ha fatto una scelta di definire un numero fisso, rigido di faccette, con un certo insieme di sottocategorie. Adesso, questa idea abbastanza rigida, che per carità risale ormai 80 anni fa, noi un pochino la superiamo, la reinterpretiamo, dicendo che una classificazione a faccette è una classificazione di una risorsa in cui ho molte dimensioni, tutte ugualmente importanti, tutte abbastanza indipendenti l'una dall'altra, e ciascuna delle dimensioni tendenzialmente è associata a una tassonomia o un thesaurus diverso. Quindi una risorsa è associata a più, qui vediamo un esempio, un motore di ricerca che, per esemplificare il concetto, riassume le informazioni sui vincitori di premi Nobel. Allora, il premio Nobel lo posso classificare in base al genere, in base alla nazione, in base all'argomento per cui ha vinto il premio, in base all'anno, o la decade in questo caso, non è un anno, è in base all'ente a cui apparteneva. Sono tutte classificazioni indipendenti tra di loro, in questo caso quella delle affiliation è un thesaurus, quello invece delle count è solamente un elenco. E l'idea è che man mano che vado avanti, cioè che seleziono una voce, io implicitamente restringo un elenco, cioè queste voci qui sono relative a un elenco molto lungo, che magari non vedo. Però questi numerini tra parentesi mi fanno capire quante risorse ci sono in ciascuna di queste categorie. Quindi già a colpo d'occhio ho già delle informazioni. Se poi voglio restringere la ricerca, clicco su qualcuna di queste voci, da quel momento in avanti mi farà vedere solamente più i documenti relativi a quella voce, quel valore di quella voce. E i numerini si aggiornano, si riducono ovviamente. Perché a questo punto ho ristretto, sto filtrando le risorse non per parole chiave, ma esplicite, non sto facendo una stringa di ricerca, ma le sto filtrando per attributi diversi. In questo caso è un'interfaccia molto semplice in cui non si vedono gli alberi, le gerarchie. Questo è un esempio di un'altra interfaccia in cui avevo più dimensioni, molte di quali erano in realtà delle categorie. Allora, questo è, in un modo o nell'altro, è abbastanza utilizzato oggi nelle interfacce di ricerca, soprattutto se prendete dei siti
di shopping, no? Online, dove c'erano molti prodotti da catalogare, molto spesso, io immagino, non so, l'acquisto di macchine fotografiche, computer, cose di questo genere, molto spesso hai le categorie che sono il range di prezzo, non ha, che ne so, quella caratteristica, c'ha la rete integrata, non ce l'ha, e quindi hai tante, ma a seconda del tipo di oggetto che stai cercando, nascono certe categorie specifiche. E all'interno di queste categorie tu puoi scegliere, allora io voglio un prezzo compreso tra questo e questo, voglio il megapixel compreso tra questo e questo, voglio o non voglio una certa, il flash, non so, adesso dico stupidaggini, e via via restringo la ricerca fino a quando non arrivo a un numero di elementi abbastanza piccolo da poter essere valutati uno per uno. E quindi questo è un po' l'idea dietro all'interfaccia faccette. È come se io avessi questi scaffali della biblioteca che si compenetrano l'un l'altro e io posso decidere di percorrere in un senso oppure nell'altro, e in ogni istante ho ancora l'impressione, grazie a questi numeretti, di quanti sono, di quanto è ampio il mio spazio di ricerca. È chiaro che se prendo una telecamera da 15 megapixel e scelgo di spendere meno di 100 euro, probabilmente non troverò niente. O magari trovo qualcosa, ma se trovo poco c'è da chiedermi il dubbio se non siano modelli oramai in fondo di magazzino, no? E quindi, diciamo, l'esperienza aiutata da informazioni molto semplici, molto dirette, numeretti associati a categorie che appartengono però a domini diversi, no? Ecco, l'ultimo passo che facciamo, quello più complesso, è quasi un passo naturale. Dice, ma il Thesaurus, sì, mi permette di, oltre alla gerarchia, di avere di fatto una relazione in più, perché a parte i sinonimi, che poi sono un modo per collassare più termini in uno, è la relazione related, sì, also. Però, sai, è un po' povera come relazione, non mi dice nulla, cioè è related, sì, also, perché? Perché è un esempio di? Perché è la teoria che sta dietro a? Perché è un concorrente di? Perché è un'alternativa? Cioè può essere related, no? Correlato in molti modi diversi. Mi farebbe piacere poter colorare, no, la proprietà related in modi diversi a seconda del significato che io attribuisco a questa relazione. Allora, il passo successivo è quindi quello di fornire al progettista del sistema di classificazione gli strumenti per poter definire le proprie relazioni. Cioè, se gli bastano le relazioni che ci sono in un Thesaurus, va bene, UGSCOS e va bene. Ma se ti servono dei tipi di relazioni in più, più specifici, allora lo puoi fare e quello che costruirai si chiamerà ontologia e non più Thesaurus. L'ontologia è un modello per descrivere i concetti di un certo dominio di conoscenza. E quindi è, se vogliamo, il sistema più complesso di rappresentazione della conoscenza, diciamo così, informaticamente gestibile, che comprende tutti gli altri, no, precedenti, tutti quelli che abbiamo visto in precedenza. L'ontologia che cosa contiene? Contiene dei concetti, sempre, comunque, contiene delle istanze, che sono le risorse che sono attribuite a quei concetti, e contiene delle relazioni. Relazioni di ereditarietà, quindi in questo caso è chiamato ISA come ereditarietà, prima abbiamo chiamato narrower o broader, è la stessa cosa, oppure altri tipi di relazioni. Ad esempio questo è un pezzo di un'ontologia che parla di vini, dove questi in rosso sono dei vini specifici, quelle in nero sono delle categorie di vini e poi ci sono delle relazioni del tipo questa winery, che IO sta per instance of, questa è un'istanza di winery, quindi una cantina, questa cantina produce questo che è un tipo di vino e questo che è un tipo di vino ha come produttore quella cantina. Quindi in questo caso si parlava di vini e le relazioni sono produce, è prodotto da.
non solamente il related. Sì, è vero che questo è related a questo, ma io so dire di più che non sono collegati. So dire in che modo sono collegati, qual è la semantica, uso di nuovo questa parola, attraverso cui sono collegati. E questa è una tendenza che adesso ci occuperà per gioco i prossimi 10 minuti. Un'altra tendenza recente di cui non si capisce ancora bene quanto strutturata, quanto utilizzabile, è quella che invece arriva dal web sociale, che è quello del tagging, no? Molte risorse, pensate, i tipici esempi che si fanno sono YouTube, Flickr, cose di questo genere, in cui caricate le risorse tipicamente multimediali, su cui quindi i motori di ricerca abbassano le armi, non sanno che cosa farci, e quando inserite una risorsa potete dare uno o più tag. E questi tag dopo un po' non sono controllati, non sono definiti, non c'è un thesaurus tra cui scegliere, scrivete voi quel che volete. E diventa poi il vostro interesse mettere dei tag che siano facili da trovare da parte di chi li ricerca. Magari anche da parte di voi stessi, ecco, tra un po' se volete andare a ricercare le cose che avevate scritto. E funzionano abbastanza come strumenti, se vogliamo, di condivisione sociale di contenuti, non si capisce bene ancora quanto possono funzionare per un archivio invece un pochino più controllato. Però questa è, se vogliamo, una tendenza da tenere presente, che sostituisce il controllo rigido sul sistema di classificazione con un controllo, diciamo, più sociale. Però il controllo sociale si innesca solamente se hai dei volumi molto grandi, non puoi pensare di averlo per 50 utenti. No? Perché poi se no non si innesca. Di fatto bisogna distinguere se un tag ha un significato, viene usato per davvero da tutti con quel significato, oppure uno che ha messo un tag sbagliato per fare spamming, no? Tipicamente per far trovare il suo video che non c'entrava niente, ma ha messo comunque Britney Spears nei tag per essere trovato. Allora, se questo è un caso isolato non emerge, se invece hai pochi utenti ogni piccola deviazione, il rumore, diciamo, di fondo dell'errore di classificazione si fa sentire, quindi di fatto rende tutto il sistema inutile, ma questo non ce ne occupiamo molto. No, invece volevo solo farvi vedere questa pagina, che è un elenco tutti, non lo so, ma di quasi tutti i tesauri che potete trovare in giro. Cioè ogni link fa riferimento a un librone che è un sistema di classificazione per un certo dominio, per una certa materia. Questo tra l'altro ci aiuta un pochino, perché se dovessimo un domani farsi un sistema di classificazione per un certo dominio, per un certo argomento, perché dobbiamo costruire un sito su tal dei tali, vabbè, non partiamo da zero, magari partiamo da qualcosa che altri hanno già fatto prima di noi. Ecco, no, volevo ancora spendere gli ultimi minuti a approfondire un attimino il concetto di ontologia attraverso un gioco, insomma, provando a costruirlo insieme, no? Provando a, diciamo così, mettere insieme tutti i vari discorsi, i vari concetti che abbiamo visto finora, e voglio costruire un'ontologia che parli di questo concetto, o che parli delle informazioni correlate a questo concetto. Già vi ho ingannati, perché ho detto concetto, questo in realtà non è un concetto, è una parola, quella che c'è scritta qua, CER. Però nel leggere la parola, voi come me, che siamo esseri umani, la mappiamo su un concetto. Allora, sono pronto quasi a scommettere che avete pensato a una sedia, perché fino adesso ho fatto esempi sui mobili e quindi vi ho inquinato il pensiero, no? Vi ho già portati, sapendolo, no? Verso questa direzione. Ma se vado a aprire il dizionario d'inglese, io vedo che la parola chair corrisponde ad almeno 6 concetti diversi, che vanno dalla sedia elettrica alla posizione di presidente di una società, alla sedia ovviamente, al supporto, la staffa, no? Che tiene su qualche cosa, alla posizione di un suonatore in un'orchestra. Significate che adesso, ah sì, è vero, no? Leggendoli ci viene in mente che potrebbe anche essere così, l'abbiamo già anche sentito magari dire in questo modo.
ma distinto non ci è venuto. Allora, questo è un esempio della differenza tra un termine e un concetto. E tante volte un concetto che diamo per scontato che sia quello, mentre in realtà chi, se arriva un direttore d'orchestra e vede Cher, pensa invece all'orchestra, non pensa alla sedia. No? Allora, come facciamo a far sì che questo non sia una parola ambigua, ma sia un concetto? Lo definiamo. Da qualche parte bisogna scrivere una frasetta, magari copiandola dal dizionario, per carità, chi scrive il dizionario è mica scemo, se lo fa apposta, se le fa bene queste definizioni. E diciamo, questo è quella parola lì, CER, mi rappresenta il concetto descritto da questa definizione. Finché io non ti do una definizione, una parola da sola non serve a niente, è carta straccia. Una parola isolata non significa nulla, cioè significa troppe cose per poter dire qualcosa. Quindi deve essere disambiguata. Questa è una disambiguazione comprensibile a un umano, che ne legge la definizione. Una macchina non sa che cosa farsene di questa definizione. È una stringa ancora più incomprensibile che non una stringa CER. Ecco, adesso poi per comodità nostra io non sto a ripetere sempre queste definizioni lunghe, ma metto il disegnino che visivamente ci ricorda qual è il senso in cui intendiamo quel termine. Però ricordiamoci sempre che per comodità nostra usiamo una stringa per rappresentare un concetto. Per comodità nostra al quadrato questa stringa la prendiamo a prestito dal linguaggio naturale, quindi scriviamo CER anziché concetto 312, perché lì potrei scrivere 312. E non cambia nulla a una macchina, è sempre una scatola che da qualche parte ha associato una definizione. Per velocità nostra di elaborazione e di comprensione, anche le variabili che usiamo per programmare non le chiamiamo variabile 1, variabile 2, variabile 3, ma diamo dei nomi sensati, presi a prestito dal linguaggio naturale. Ma presi a prestito sapendo, no, che il vero significato del concetto è la definizione che ne do, non è la parolina che scelgo per rappresentarlo. Vabbè, poi questo giochino qua lo posso continuare su altri tipi di oggetti. Qui sto facendo sono al livello del dizionario controllato. Do una serie di termini, dietro ciascuno dei quali, qui ho messo l'immaginina, ma dovrei scrivere la definizione. Riconosco però che hanno qualcosa in comune. Quindi cominciamo a pensarlo come una tassonomia. Che cosa hanno in comune questi? Beh, sono tutte cose su cui mi posso sedere. E allora, come si chiama? C'è una parola, qual è il termine che indica le cose su cui mi posso sedere? Non credo che esista, non mi viene in mente, né in inglese ma neanche in italiano, una parola che indichi le cose su cui mi posso sedere. E allora me la invento. Tanto sono parole prese a prestito, anche se sono inventate, va bene lo stesso. Okay? Quello che mi interessa è che siamo tutti d'accordo su che cosa indica questo concetto. Non che quella parola abbia un certo significato nel dizionario scritto da qualcuno, no. Questi sono solo i numeri, sono delle sigle, sono degli ID. Però in queste frecce invece ci sta molta semantica, perché mi esplicita le relazioni tra questi concetti. Una macchina non è in grado di capire questo concetto. È in grado di vedere che ci sono delle risorse qua sotto, ma è in grado di capire che le risorse collegate a questo sono in qualche modo imparentate con le risorse collegate a questo, grazie alla presenza di queste relazioni. Il significato sta nelle relazioni. Purché siamo tutti d'accordo, sia chi costruisce la tassonomia, sia chi classifica i documenti, sia chi li ricerca, sul significato di queste scatole. No? Siamo tutti d'accordo, no? Salvo qualche sorpresa, no, in cui ci accorgiamo, se qualcuno mi dà un tavolino, secondo la definizione è qualcosa su cui mi posso sedere. Un tavolino è qualcosa su cui mi posso sedere, anche il pavimento è qualcosa su cui mi posso sedere. Quindi nel momento in cui cresce il dominio di conoscenza che voglio rappresentare, voglio rappresentare le cose in più, a cui prima non avevo pensato, la mia classificazione comincia un pochino a scricchiolare. Perché la definizione è vera, ho dato quella, a rigore il tavolino, così come l'ornitorinco, deve essere in quella categoria. Però non mi piace. Perché io vorrei riuscire, ad esempio, a distinguere tra le cose che sono state
espressamente progettate affinché qualcuno si sedesse sopra, e invece l'insieme più ampio, sopra, degli oggetti che avevo definito prima, che sono tutti gli oggetti su cui ci si può sedere sopra. No? E il secondo è una sottocategoria del primo. E quindi stiamo andando via via a raffinare, quindi un tavolino è sicuramente un oggetto sittable, ma non è un oggetto for sitting, non è un oggetto preparato, progettato per sederci sopra. E, vabbè, questo è chiaramente un esempio semplice, ma via via che andiamo avanti e consideriamo concetti sempre nuovi e oggetti sempre nuovi, il sistema di classificazione dovrà crescere insieme. E dobbiamo anche capire che cosa ce ne facciamo di questo, perché se io sto facendo questa classificazione per un produttore che deve produrre queste cose, non ne frega niente di che cosa ne fa la gente. Interessano i materiali, il processo produttivo, eccetera. Questo magari è più interessante per un architetto che deve arredare degli ambienti e quindi deve mettere dentro degli oggetti che hanno una funzione. Quindi io qua in realtà li sto classificando sulla base della funzione. Nulla mi vieta di poterli classificare anche sulla base dei materiali, sulla base del peso. Sono tutte cose valide contemporaneamente. Vabbè, qui salto un attimo brevemente. Ecco, qui ho un pochino, sono andato avanti un po' nell'esercizio e ho detto, allora, se ci mettiamo dal punto di vista dell'arredatore, abbiamo dei mobili, degli oggetti d'arredo che hanno una certa funzione, esplicita o incidentale, tipo il tavolino che si può sedere, o delle stanze che sono di vari tipi, o dei materiali che possono essere di vari tipi, quindi in qualche modo mi porto dietro l'idea delle faccette, ho tanti alberi, un conto è la funzione, un conto è il materiale, un conto è il locale in cui lo vado a mettere. Sono ognuno, si porta dietro una tassonomia diversa, qui non mi stava troppo dettaglio, ma per dare un'idea. E fin qua siamo a livello di classificazione a faccetta, 1, 2, 3 tassonomie gerarchiche. Fatte bene, perché ciascuno di questi concetti va definito e pensato per bene. Ma poi posso aggiungere delle relazioni incrociate, di relazione trasversale etichettata. Quindi posso dire che qualunque sittable è fatto di qualche materiale. E questo ISEE sono operazioni ereditarie, per cui qualunque anche sit transitivamente è fatta di qualche materiale. Ma così come anche nella programmazione oggetti, quello che definisco nelle classi più alte posso ridefinirlo nelle classi più basse. Allora, se posso dire che qualunque oggetto d'arredo è fatto di qualche materiale, dirò che invece gli sgabelli sono fatti di legno. Magari, non tutti. E una stanza è arredata con qualcosa per sedercisi sopra, quindi in ogni stanza deve esserci qualcosa su cui le persone si possono sedere, non qualcosa su cui le persone casualmente si siedono, no? Perché una stanza ben arredata deve avere delle sedie, poltrone, sofà, quello che sia, non solamente dei tavolini, dei cubi, dei puff su cui poi la gente si arrangia e qualche volta si siede per terra. E quindi definisco queste, posso definire e rappresentare queste relazioni, che in parte servono a un algoritmo di ricerca per navigarle e trovare informazioni correlate. In parte possono anche servire alla logica di business che verifica magari se un ordine è completo, nel senso che, no, per ciascuna stanza esiste almeno un oggetto su cui sedersi, per cui se il progetto nel suo complesso è coerente oppure no. Quindi questo strumento delle ontologie lo possiamo usare, qui si biforca un po' l'uso di questi strumenti, o come strumento per classificare contenuti testuali, video, multimediali, che è il contesto in cui l'abbiamo tirato fuori. Ma una volta che c'è, possiamo usarlo anche come base di conoscenza per descrivere dei processi di altra natura, in un modo molto più flessibile, molto più vasto, che non in linguaggi dedicati. E quindi può permettere di descrivere delle proprietà, delle metaproprietà su processi di cui magari nel momento in cui li abbiamo progettati non conosciamo ancora tutti i dettagli. Noi ad esempio stiamo usando questo tipo di ontologie rappresentate in modo strutturato, in questo secondo modo, per gestire nel laboratorio di ricerca, nel nostro dipartimento, per gestire
ambienti intelligenti, ambienti pieni di sensori, attuatori, no? Sistemi di automazione interni che però possono essere di varia natura, sensori di tutti i tipi o attuatori di varie marche, e quindi li dobbiamo descrivere in modo intermedio per non vincolare l'applicazione a funzionare solamente con quell'oggetto di quella marca lì, no? E quindi è un uso di uno strumento usato per apprendere conoscenza, ma in quel caso non rappresento risorse testuali, ma rappresento risorse informatiche in quel caso. E ho tutte le relazioni che mi permettono di capire chi è collegato a cosa, quel misuratore rispetto a quale ambiente sta misurando i dati, eccetera, eccetera. Ma questa è una parentesi che chiaramente esce fuori dal corso. Ok, la prossima volta vedremo magari qualche esempio di strumenti, sistemi informativi che usano alcune di queste tecnologie.